Farmacia San Gordiano del dottor Malfitano a largo Giovanni XXIII, 5 a Civitavecchia. Elettrocardiogramma, controllo peso BIA, misurazione glicemia e colesterolo, servizio CUP, farmaci omeopatici e veterinari. Ottica di Luzio in via Rodi 27 a Civitavecchia, Santa Mirella in via Aurelia 535, Cerveteri via Settevene Paolo 75, le migliori marche e modelli. Fratelli Spanò, centro revisioni, officina meccanica, gommista, lavaggio, riparazione auto multimarche a Tolfa, nella zona industriale, in via dell'Artigianato 3/5. Ben trovati un nuovo appuntamento con Ne parlano ti amo. Ci occupiamo anche quest'oggi di Serie 1 maschile con il nostro ospite, mister Daniele Lisi, Buongiorno. allenatore della Nautilus. E commentiamo quindi questa giornata che è stata la quinta, sia a livello italiano ma anche a livello internazionale. Però diamo i primi risultati, perché la Prodecca ha vinto in anticipo con la Roma ad Ostia per 19-9, Savona-Salerno 14-10, a Palermo il Brescia batte il Telimar per 10-5. A Napoli il quinto sconfigge il Posillipo per 6-4, Derby siciliano che viene conquistato dall'Ortigia 12-4 sul Catania, ad Anzio prevale il Trieste per 17-11 e poi tanta battaglia a Bogliasco e alla fine però vince la formazione di casa 13-12 sulla Teacca. In classifica in testa Prodecco, Ortigia e Savona con 15 punti, quindi a punteggio pieno, Brescia 12, Trieste e Palermo 9, Anzio 7, Quinto 6, Acker Bologna 4, Roma, Posillipo, Bogliasco, Salerno 3, chiude il fanalino di coda, Catania con 0 punti. Ma partirei con fare i complimenti alla Prodecco che ha vinto il suo ennesimo trofeo, mister. L'ha stravinto praticamente a Sabadell, il sabato all'ora di pranzo, praticamente ha conquistato questo successo della Supercoppa europea contro i padroni di casa che hanno vinto l'Eurocup. Quindi. Sì, che poi avevano vinto l'anno scorso l'Eurocup proprio contro una squadra italiana, la squadra dei Baldinetti, il Palermo, che Palermo, insomma, per la prima volta aveva disputato una finale internazionale, una finale di Coppa. Devo dire, una bella partita. Io l'ho vista, me la ricordo, una gran bella partita, giocata bene, punto a punto. Poi la squadra di casa, insomma, ha preso il largo verso i primi minuti del quarto tempo. Insomma, però, gran bella partita. Però, insomma, poi la finale di Supercoppa ha decretato i livelli, insomma, diciamo che non c'è mai stata partita, una partita dove Recco l'ha gestita bene, il risultato largo, insomma, fa capire che i livelli tra Recco e le altre squadre, insomma, non solo in Europa ma nel mondo, insomma, sono belli, belli distanti ad oggi. Nonostante i carichi di lavoro fosse pesanti delle ultime settimane, perché ovviamente la Prodecco ha iniziato la preparazione praticamente come ultima squadra, avendo avuto Tanti tutti i nazionali. nazionali impegnati negli appuntamenti organizzati dalla FINA, nonostante questo, però, tutte vittorie, anche se non c'è così, che è arrivata l'amarezza della prima sconfitta all'esordio, però per il resto, in Serie 1 tutte vittorie, e Supercoppa che è arrivato quindi questo successo, che ovviamente aumenta ancora di più il numero dei trofei presenti nella bacheca. Ovviamente la speranza della Prodecco di rivincere Champions League e tutto quello che può portare a casa, abbiamo visto che, nonostante questo, a novembre è già in forma. Ah sì, io ho seguito anche la partita con l'Olympiakos di Coppa, Olympiakos Recco, quindi diciamo che punto a punto, sempre a rincorrere Recco, però quando si tratta un gol da ambo le parti che viene recuperato è una partita di grande equilibrio. Alla fine comunque sia, diciamo che c'è stato più che altro, non dire, un errore di distrazione, che a quei livelli con quei giocatori comunque non te lo permettono, però riprendendo quello che tu hai detto della preparazione, l'energia mentale, insomma, tutti questi giocatori del REC è vero che sono di livello assoluto, ma è pur vero che non è semplice avere solo magari 10 giorni, 2 settimane di riposo in un anno e giocare partite ad altissimo livello. Recco deve partire perché comunque c'è il suo background che tutti si aspettano il massimo, ma comunque sta in una squadra che nel momento che hanno recuperato un po' di preparazione, ma soprattutto un po' di energie mentali, insomma, dimostra che è una grande schiacciasassi, non solo in Italia, ma comunque in Europa. Passiamo alla 1, rimaniamo però in Liguria perché c'è stata questa sfida davvero importante tra Bogliasco e De Acker, che ha avuto anche la copertura televisiva di Eleven Sports.
tanta battaglia. Poliasco, che si affidava soprattutto ai giocatori al centro, con due stranieri che ha acquistato, tra l'altro lo Slavia che decise la partita nel finale. De Acker invece che puntava soprattutto con i giocatori con il tiro da fuori, soprattutto Manzi, che davvero è un lusso per la formazione bolognese, 8 gol firmati, ogni volta che prendeva la palla al volo era praticamente implacabile. L'anno scorso in A2 aveva raccontato, proprio a Palla Diamo, tante volte delle sue gesta, e anche questa volta è riuscito, ma non a portare a casa la vittoria per quanto riguarda i suoi. Ma sì, è una partita che anche questa l'ho seguita. Ecco, diciamo che la grande differenza tra le due squadre è stato proprio a livello realizzativo. È più individuale il Bologna, è un po' più di squadra come gioco, magari giocando in casa, ma comunque un po' più di squadra il Bogliasco. Però comunque è una partita che, queste sono partite che è vero il gioco conta, perché magari ti permette di macinare determinato gioco per poi arrivare a conclusioni sulla difesa, però è pur vero che qui il risultato prende il sopravvento su tutto, quindi il Bogliasco ha fatto una bella vittoria contro una squadra che è emergente e tenuta bene con l'amico Mistrangelo, quindi insomma diciamo da tenere d'occhio De Acker, perché potrebbe essere insomma una bella rivelazione. Posso dire mina vagante di questa realtà? Sì, mina vagante, insomma può mettere in difficoltà chiunque. La vasca del Bogliasco non è semplice giocarci, assolutamente, è molto calda. Di così, insomma, tu ricorderai ovviamente. Esatto, per carità, però fare quel tipo di risultato comunque, anche se è una sconfitta, ma di uno, insomma, quindi tirata fino alla fine. Bella partita dal punto di vista agonistico, bella, molto bella. Ok, grazie mister per il contributo tecnico che ci ha dato, come sempre. Ci vediamo la prossima volta, quando parliamo per quanto riguarda la sera.